Oltre 20.000 lavoratori del consorzio europeo EAZ sono scesi in strada in Germania per protestare contro la ristrutturazione del gruppo che potrebbe costare migliaia di posti di lavoro. Il consorzio, in cui i governi francese e tedesco hanno partecipazioni, ha deciso di unire i dipartimenti di ricerca spaziale e militare, cosa che potrebbe portare a numerosi licenziamenti. 100.000 i lavoratori del gruppo nel mondo, la metà sono in Germania. Nel paese sono una trentina i siti che potrebbero rischiare licenziamenti, ma il gruppo non pare vada male, secondo gli operai. È una vergogna, abbiamo commesse, facciamo profitti e questi licenziano, è uno schifo quello che stanno facendo. La società che possiede Airbus non si è espressa, ma gli analisti pensano che punti a portare i profitti nella prossima decade al 10%. Da qui le accuse dei sindacati al gruppo, questi sono licenziamenti speculativi per permettere al titolo di volare in borsa.